Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Non ci sono aggiornamenti ufficiali sul fronte dati per l'emergenza coronavirus in Abruzzo. Il dato resta sempre quello di quota 229 contagiati e 7 decessi. Intanto Penne e i comuni della Valfino potrebbero essere dichiarati zona rossa, ma il provvedimento non è stato ancora firmato. Vediamo a Penne in particolare come si stanno vivendo queste ore di attesa, collegandoci con l'assessore comunale alla sanità, Giuseppina Tulli. Buon pomeriggio, assessore, ci ascolta? Sì, buon pomeriggio a tutti. Allora, come si stanno vivendo queste ore di attesa verso questo provvedimento che potrebbe, usiamo il condizionale, arrivare nelle prossime ore, magari in serata? Naturalmente si stanno vivendo con apprensione, come da tutte le parti, credo. Noi siamo fiduciosi in tutto ciò che sta facendo la sanità regionale per noi, anche se abbiamo delle indiscutibili pecche che vengono da lontano, ma non è il momento adesso di parlarne. Adesso dobbiamo essere coesi, dobbiamo dare fiducia ai nostri cittadini e dobbiamo fare richiesta di massima collaborazione da parte dei cittadini che devono rispettare le norme. E dobbiamo avere fiducia nei responsabili delle ASL, perché sono loro che devono, come dire, condurre questa partita. Noi siamo disponibili a qualsiasi sacrificio. I nostri operatori sanitari, mi tengo continuamente in contatto con i medici di medicina generale e loro sono chiaramente e legittimamente preoccupati. Come sono preoccupati tutti gli operatori sanitari del nostro presidio ospedaliero. Lavorano in condizioni già da prima non ai limiti della, diciamo, della sopportabilità e quindi questo momento non fa altro che aggravare delle situazioni già difficili in precedenza. Come in tutto il nostro territorio nazionale mancano i presidi, mancano diciamo le cose più essenziali, quindi aspettiamo fiduciosi che questi presidi arrivino, perché come stavo dicendo ieri con un collega, qui stiamo per certi aspetti lavorando a mani nude, stiamo combattendo una lotta a mani nude. Sul territorio sono stati attivati controlli da parte della Polizia Municipale, degli altri corpi, anche la Protezione Civile ci sta dando una grandissima mano, la Croce Rossa, abbiamo subito attivato il COC, sono state fatte le sanificazioni, ma queste sono cose che possiamo fare noi, più di questo noi non possiamo. Quindi sì. Noi abbiamo ascoltato nei giorni scorsi il sindaco di Castiglione Messer Raimondo, il sindaco di Elice, insomma, chiedono appunto l'istituzione della zona rossa. Anche a Penne, da parte dell'amministrazione, da parte di voi amministratori, c'è questa richiesta di, tra virgolette, chiudere il comune. Allora, il discorso della chiamiamola zona rossa, che adesso tutto il territorio nazionale è zona rossa, non sta a noi amministratori comunali poter dire o diciamo giudicare, perché tutto ciò è nelle mani delle relazioni che fa la ASL. Quindi ci sono degli organi competenti che sono stati attivati in questo sistema di urgenza e noi non possiamo che chiedere a viva voce di attenzionare in maniera particolare il nostro territorio secondo i loro criteri, secondo le loro relazioni, perché appunto il nostro territorio ha dei casi di positività che potrebbero aumentare a dismisura e noi non siamo pronti a recepire queste situazioni. Noi non possiamo dire su quale base, non abbiamo né relazioni epidemiologiche e
e quant'altro. Diciamo solamente di prestare tantissima attenzione al nostro territorio, e a tal proposito io sono anche in contatto con la Regione, con l'assessore alla sanità regionale, proprio perché loro devono, come dire, in base alle relazioni ASL, prendere, sono sicura, le decisioni necessarie per la salute dei miei concittadini, perché qui siamo, come dire, tutti sulla stessa barca, e quindi noi abbiamo il dovere di tutelare tutti. Certo, lei che ha anche contatto con i cittadini, ecco, ci può, immagino, riferire dello stato un po' di angoscia che si vive nel territorio, anche per le pressioni cui è stato sottoposto l'ospedale San Massimo, che è stato al centro anche di diverse polemiche negli ultimi giorni. Allora, i cittadini, secondo me, la gran parte dei cittadini si sta comportando in maniera esemplare. Resta ancora qualcuno che non ha ancora forse ben recepito che devono attuare il distanziamento sociale per interrompere questa catena del coronavirus. Ma credo che con questa intensificazione dei controlli si farà anche, diciamo, anche questi ultimi reticenti si renderanno conto. Come viene recepito? Viene recepito che tutti quanti hanno paura, hanno timore, soprattutto in queste zone dell'entroterra in cui sappiamo di non avere una struttura sufficiente e necessaria per raccogliere tutte le esigenze. Anzi, questa esperienza negativa deve essere il volano per noi, per insistere, perché è da tanto che stiamo lottando per i presidi delle piccole zone, ma a gran voce, a gran forza, superata l'emergenza, per noi la situazione dell'ospedale di Penne, che copre l'intera area vestina, non solo Penne, deve essere portata avanti. Lavoro e sanità, sanità soprattutto, e lavoro. Per quanto riguarda le polemiche, io non posso entrare in merito, io sono sicura che tutti gli operatori abbiano fatto il loro dovere, non sta a me giudicare. D'altra parte è successo anche in altri ospedali, non siamo solo noi ad aver avuto questa, chiamiamola sfortuna di aver avuto il caso zero nel nostro presidio ospedaliero, paziente zero. Non ho elementi per poter giudicare e criticare. Va bene, Assessore, noi la ringraziamo per questo suo contributo, chiaramente le auguriamo buon lavoro, ce n'è veramente bisogno, no, in questi momenti. Grazie, Assessore. Grazie a voi. Però noi restiamo sempre in ambito di area vestina, perché c'è anche il fronte dell'economia, del lavoro, c'è un insediamento fondamentale come quello della Brioni. Dopo 6 giorni di chiusura, domani dovrebbe ripartire la produzione negli stabilimenti Brioni. Ad annunciarlo le sigle sindacali che chiedono l'attuazione del protocollo per contrastare il Covid-19. Intanto oggi ci sarà l'ultimo incontro con la proprietà per la decisione. Resta però da capire se Penne di fatto sarà dichiarata per l'appunto zona rossa. Il servizio della redazione di Vestina News. Giovedì 19 marzo gli stabilimenti vestini di Brioni con molta probabilità riapriranno i battenti, riattivando le attività produttive di Roman Style nei 3 siti di Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova. Ad annunciarlo le organizzazioni sindacali, unitamente alle rappresentanze sindacali unitarie e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che dicono: vigileremo sull'attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
sottoscritto il 14 marzo 2020 tra governo e parti sociali. Pertanto annunciano Antonio Perseo, Fictem CGL, Leonardo Addazio, Femca Cisle, Luca Piersante e Will Tech Will, segnaleremo ogni eventuale violazione del suddetto protocollo. Tutto questo, continuano le sigle sindacali, in considerazione della situazione particolare del capoluogo vestino, dove nonostante possa contare solo l'1% della popolazione totale abruzzese, c'è invece il 16% dei contagiati in Abruzzo. Ma nelle ultime ore, tanti dubbi sollevati dai lavoratori sulla riapertura della fabbrica, vista la paura che si sta diffondendo a penne nelle zone limitrofe. Ma non è solo la paura dei lavoratori, perché ci saranno da leggere anche le condizioni inserite all'interno del decreto che il presidente Marsiglio potrebbe firmare nelle prossime ore, dichiarando di fatto penne zona rossa e limitando gli spostamenti solo per lavoratori dei servizi essenziali pubblici e privati. Attesa di ascoltare la direzione Brioni sull'intenzione di riaprire eventualmente domani gli stabilimenti di Penne Montebello e Civitella Casanova. Ovviamente la direzione deve valutare diverse cose. Uno, deve garantire il rispetto del protocollo firmato il 14 marzo, dove ci sono delle restrizioni e dove deve garantire la sicurezza dei lavoratori in tutto e per tutto. Ma tra l'altro in queste ore si sta decidendo se e quando iniziare con una zona rossa proprio nel comune principale della zona vestina, cioè Penne, e tra l'altro non di meno importanza, anzi secondo il mio punto di vista la cosa più importante, valutare lo stato d'animo dei lavoratori che stanno vivendo un periodo di ansia e di stress e che non hanno attualmente nessuna voglia di tornare al lavoro e di mettere in pericolo la loro salute. Siamo in attesa che l'azienda con le organizzazioni sindacali RSU e RLS formi il comitato di sicurezza, così come visto dal protocollo del 14 marzo. Intendiamo precisare che l'azienda si deve ottemperare specificamente a quella normativa, se no per la nostra posizione l'azienda non può riaprire i battenti. Siamo convinti che il nostro operato deve essere a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di tutta quell'area che sta vivendo un momento molto drammatico. Oltre al fattore puramente tecnico del protocollo c'è un fattore umano. Le persone hanno paura, le persone non vogliono tornare a lavorare e queste cose vanno valutate. La dottoressa Federica Sozio, dirigente del reparto di malattie infettive all'ospedale di Pescara, afferma che la situazione nel nosocomio diviene sempre più critica con il numero dei ricoveri che è maggiore a quello dei dimessi. La dottoressa inoltre spiega una volta per tutte la questione degli asintomatici e la possibilità di fare tamponi a tappeto. Ascoltiamo l'intervista nel servizio di Giuseppe Dintino. Nelle ultime ore la condizione è ulteriormente peggiorata perché non ci sono posti letto, ovviamente le malattie infettive sono finiti già da qualche giorno, abbiamo acquisito altri reparti, cioè ancora un'affluenza massiva, purtroppo l'affluenza attualmente è di soggetti con febbre, tosse e difficoltà respiratoria, quindi con quadri conclamati di polmonite già documentabile alla TAC in pronto soccorso. Ci sono disposizioni per riuscire ad ottenere nuovi posti? Sono già state formate tutte le attività non ritenute necessarie, come gli interventi chirurgici in elezione, per ridurre ovviamente i posti che necessariamente poi servono nella cosiddetta tipo, cioè la terapia intensiva post-operatoria, che ovviamente è impegnata in queste ore a gestire l'emergenza di insufficienza respiratoria. Ulteriori posti si stanno creando perché si sta riattivando la rianimazione dismessa di Penne, dovrebbero riattivare anche la vecchia rianimazione di Pescara, diversi posti letto che erano qui, però cominciamo ad essere in difficoltà perché il numero degli ingressi è notevolmente superiore al numero delle dimissioni che riusciamo a fare. E per quanto riguarda il personale sanitario, state facendo dei turni massacranti, ma perlomeno possiamo dire in sicurezza? Siamo cercando di farli in sicurezza, ovviamente il più possibile in sicurezza, stiamo ottimizzando quello che abbiamo, purtroppo il problema è che siamo pochi e per fortuna i colleghi delle altre discipline hanno dato la disponibilità ad affiancarci in modo che ci sia per ogni reparto un infettivologo e un collega di un'altra disciplina. La questione degli asintomatici, sono effettivamente contagiosi oppure no? E in percentuale quanti dei contagiati sono asintomatici? Una buona parte dei soggetti
che si infettano presentano pochi sintomi o quasi zero sintomi. Questi sono più, per fortuna, sono circa il 60%, altrimenti saremmo al collasso nell'ospedale. Per quanto riguarda invece la probabilità che questi oligosintomatici, cioè che hanno pochi sintomi o asintomatici, siano effettivamente contagiosi, ci sono dei dati che ci dicono che sono meno contagiosi dei soggetti con i sintomi. Diciamo che solo il 3% circa degli asintomatici è capace di contagiare. E da quel che mi dice però mi vengono due dubbi, cioè primo, se allora sarebbe utile tentare di fare tamponi a tappeto a tutti per tentare di isolare anche gli asintomatici, e poi siccome dice che in molti casi non vi sono sintomi, allora come fa un cittadino a sapere se si è ammalato oppure no? Facendo il tampone a tappeto noi troviamo sintomatici ed asintomatici. Noi in questo momento dobbiamo capire quali sono i pazienti che necessitano di un intervento medico, che quindi vanno ospedalizzati perché sono a rischio di progressione. Per tutti gli altri, quelli che non hanno sintomi, vale comunque le indicazioni ministeriali di rimanere al proprio domicilio isolati. Un'ultima domanda: chi è guarito dal coronavirus può riammalarsi? Questa è una bella domanda, perché ci sono opinioni discordanti anche su questo. Non abbiamo avuto il tempo per osservarli, abbiamo bisogno ancora di qualche settimana per dirci questo. Speriamo di no innanzitutto, ma probabilmente no, altrimenti si automanterrebbe nel tempo per sempre questa infezione. Non abbiamo ancora un'informazione certa da dare in merito, pensiamo di no. E noi restiamo a Pescara, andiamo a fare il punto della situazione con il collegamento con Paolo Renzetti, con il sindaco Carlo Masci. Immagino, Paolo, ti saluto, buon pomeriggio. Si parlerà di comportamento dei cittadini, si parlerà insomma di come i cittadini stanno affrontando questa emergenza. A te, Paolo. Sì, grazie, grazie Andrea, un saluto, un buon pomeriggio ai nostri telespettatori, grazie ovviamente al sindaco di Pescara Carlo Masci, buongiorno sindaco. Grazie a voi, buongiorno ai telespettatori. Allora, sindaco, stiamo vedendo alle nostre spalle, grazie anche alle immagini del nostro Loris Bennato, i controlli che in questo momento state effettuando con due pattuglie qui su Corso Vittorio Emanuele, la via principale di Pescara, controlli davvero a tappeto in tutta la città da diversi giorni. Sì, in questo momento abbiamo 14 posti di blocco a Pescara, sia nelle vie principali ma anche nelle zone del passeggio, perché stiamo controllando tutti quanti per verificare se le uscite che fanno sono uscite autorizzate, previste dal decreto Conte, perché oramai non si può più scherzare, dobbiamo tenere la città sotto controllo per evitare che ci sia gente che va a spasso senza rendersi conto di quello che sta succedendo. Il momento è delicato e purtroppo dobbiamo essere molto severi e molto puntuali sui controlli, tant'è che adesso che siamo stati qui qualche minuto abbiamo verificato De Visu, che è stato sanzionato, un automobilista che non rispettava le prescrizioni del decreto Conte. Sindaco, in tre giorni sono stati effettuati oltre 1000 controlli e mi diceva questa mattina sono stati sanzionati anche due esercenti che dovevano restare chiusi ma che invece erano aperti, un bar e un punto di ristoro da sport dove però c'era un cliente intento a consumare. Sì, in questi ultimi tre giorni sono stati fatti circa 1000 controlli sui locali e sulle persone che girano in città. Questa mattina oltre 160 controlli, abbiamo elevato 4 contravvenzioni per il mancato rispetto del decreto e per la gente che era per strada, e invece 2 locali sono stati sanzionati proprio perché non rispettavano le prescrizioni che oramai tutti quanti dobbiamo rispettare. Dobbiamo sapere che non si può più trasgredire nulla e i controlli saranno a tappeto in tutta la città ogni giorno, perché non ci sono solo i controlli che fa la Polizia Municipale, che ha circa 80 persone su strada,
in 4 turni dalle 6 a mezzanotte, ma ci sono anche i controlli della Polizia di Stato, della Finanza, dei Carabinieri e di tutte le forze dell'ordine. Oramai la città è presidiata e io dico ai cittadini di Pescara: state attenti, perché chi esce senza una motivazione sarà sicuramente sanzionato, e questo lo facciamo per il bene di tutti, perché purtroppo chi esce non fa soltanto male a se stesso, ma diventa un veicolo di trasmissione del contagio che deve essere bloccato, e per questo viene sanzionato. In generale, Sindaco, come si stanno comportando però i pescaresi? Vediamo una città praticamente deserta o quasi. Sì, io lo devo dire, i pescaresi si stanno comportando benissimo nella maggior parte dei casi, è una città deserta, io la giro per verificare che tutto funzioni, e devo dire che Pescara è purtroppo una città spettrale in questo momento. Speriamo che torni presto a essere viva come siamo abituati a vederla, però è un momento di sacrifici che dobbiamo fare tutti quanti, e i pescaresi stanno rispondendo bene, adesso a prescindere da qualche situazione, da qualche irriducibile che pensa che ci troviamo in tempi normali, invece non siamo in tempi normali, siamo in situazioni di emergenza, e pensiamo a coloro che sono in ospedale, a coloro che devono per forza lavorare e che stanno erogando servizi essenziali, lo stanno facendo per tutti, ma lo devono farlo nelle condizioni migliori, senza rischiare nulla, e quindi coloro che invece stanno a casa perché possono stare a casa, che lo facciano nella massima tranquillità. Ma ci parliamo un attimo anche dell'aspetto sanitario di questa emergenza, che è sicuramente l'aspetto che preoccupa di più, perché la città di Pescara, la provincia di Pescara, insomma, registrano il maggior numero di casi di positività al Covid-19, c'è l'ospedale civile Spirito Santo di Pescara che praticamente è quasi senza più posti letto, c'è una situazione difficile, complicata, come stavamo anche ascoltando dal servizio precedente. Ovviamente anche da questo punto di vista l'amministrazione comunale è al lavoro, ma c'è preoccupazione, Sindaco, per questa curva di positività, di nuovi casi che non vuole iniziare a decrescere. Beh, la preoccupazione c'è, come in tutti quanti i cittadini in questo momento. Diciamo che Pescara, la provincia di Pescara ha una soglia più alta per due motivi. Il primo è che Pescara è un punto di attrazione forte, cioè tutti arrivano a Pescara, la stazione, l'aeroporto, le vie di comunicazione, tutte quante arrivano a Pescara, e poi ovviamente le persone che arrivano a Pescara si spargono nella provincia di Pescara, ma tutti passano per la nostra città. Poi l'altra motivazione è che noi abbiamo un ospedale che è un hub regionale, quindi tutte le situazioni arrivano comunque a Pescara, anche da Chieti, e per questo il numero delle persone che sono ospitate, dei pazienti che sono all'ospedale di Pescara, è maggiore che in altre realtà. Poi riscontriamo un'altra situazione, non tanto nella città di Pescara né a Montesilvano, ma piuttosto nei paesi della provincia. Ci sono situazioni che sono anomale, tant'è che il Presidente della Regione sta decidendo di fare alcune zone rosse nella provincia di Pescara, ma che riguardano Penne, Elice, La Valfino, ecco, zone che oggi presentano delle situazioni critiche esagerate rispetto al numero degli abitanti che vive in quelle aree. Quindi anche per questo noi pescaresi dobbiamo stare attenti, perché è facile che si possa espandere a Pescara un contagio che non viene da Pescara, ma che viene dalle zone limitrofe. Lei è in stretto contatto anche con i vertici dell'ASL di Pescara, si guarda i prossimi giorni e si spera che finalmente si possa iniziare a vedere questa emergenza con un occhio diverso, Sindaco. Ma io colgo l'occasione per ringraziare veramente tutti quanti i medici, gli infermieri, coloro che stanno in prima linea, che sono i primi che soffrono, perché intanto vedono queste persone malate che chiedono risposte e spesso queste risposte non riescono ad arrivare, e poi perché sono in prima persona quelli che rischiano di più. La città è attenta ad ogni situazione, stiamo erogando tutti i servizi nella maniera migliore, tenuto conto che ci sono situazioni di emergenza che stiamo vivendo, e siamo in contatto costante con l'ospedale, con i vertici dell'ospedale, perché abbiamo in tempo reale le situazioni che purtroppo si espandono come
come contagio, speriamo che siano contenute e che la curva cominci a scendere, lo speriamo tutti, perché da quel momento cominceremo a tirare un sospiro di sollievo. Io continuo a dire ai pescaresi: state a casa, state a casa, state a casa. Grazie, grazie al sindaco di Pescara. Non so se ci sono, Andrea, delle domande da studio, altrimenti potremo chiudere qui il collegamento da Corso Vittorio Emanuele. A posto così, Paolo, grazie. Perfetto, a te, grazie al sindaco Carlo Masci, grazie anche per la parte tecnica a Loris Bennato. Noi proseguiamo, abbiamo parlato di sicurezza, abbiamo parlato di comportamenti, anche delle conseguenze verso chi trasgredisce. Noi effettivamente restiamo anche su questo discorso, perché sono 17 denunciati della Guardia di Finanza della provincia di Chieti e 2600 persone fermate dalla municipale di Sibiu. Proseguono appunto senza sosta i controlli delle forze dell'ordine contro chi viola il decreto. Restiamo a casa e va a spasso senza un valido motivo. Vediamo. Rimanere chiusi in casa è dura e c'è chi proprio non riesce a fare a meno di uscire a prendere una boccata d'aria. Tra questi le 17 persone della provincia di Chieti denunciate dalla Guardia di Finanza. Nel dettaglio 9 a Lanciano e 8 tra Ortona e Francavilla al Mare. Secondo quanto impone il decreto emanato dal Presidente del Consiglio, infatti, è permesso di uscire esclusivamente per motivi di lavoro, salute o per altri motivi di comprovata necessità. Ma i 17 denunciati, a quanto riportano le forze dell'ordine, erano in giro senza un valido motivo. A Fossacesia due uomini sono usciti a far benzina in un altro comune, benché anche in quello di residenza vi sono dei distributori. A Lanciano tre persone sulla strada senza alcuna giustificazione. E ancora un altro beccato fuori da un pub chiuso per usufruire del wifi del locale. Altre due ragazze a passeggio in compagnia di una terza persona appena giunta dall'estero. In Italia finora sono state denunciate per aver violato il decreto circa 8.000 persone, un numero questo che cresce in fretta, quasi quanto quello dei contagi. E in alcune regioni si iniziano a controllare anche le celle telefoniche per monitorare gli spostamenti dei cittadini. E mentre chi può rimanere a casa vorrebbe uscire, c'è chi non ha la stessa possibilità di tutelarsi. Basti pensare al personale sanitario che svolge turni massacranti e spesso senza nemmeno le dovute precauzioni, o agli operai di fabbriche e magazzini che ogni mattina affollano i mezzi pubblici per andare al lavoro, oppure ai reclusi, o ancora ai senza tetto, oppure ai rider che sfrecciano a far consegne di casa in casa, spesso dovendo raccattare da sé mascherine improvvisate. Il decreto Restiamo a casa invita alla delazione, ovvero alla denuncia di normali cittadini nei confronti di chi infrange reati da coronavirus. Ma sulla legittimità di questi veri e propri controlli di vicinato si sta sviluppando un aspro dibattito. Intanto i controlli della Guardia di Finanza della provincia teatina proseguono anche sulle attività commerciali e su chi specula su mascherine e disinfettanti. Sempre a Lanciano due soggetti denunciati poiché intenti a lavorare nel proprio ristorante. La Polizia Municipale di Silvi, invece, fa sapere che finora sono state controllate circa 2.600 persone e 80 attività commerciali. Comincia ad andare a regime il lavoro dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo sui tamponi da Covid-19. Due squadre, due turni fino a notte fonda analizzano e fanno diagnosi di coronavirus all'interno del laboratorio di biocontenimento. I campioni stanno arrivando dal Teramano e dall'Aquila. L'IZS ha una capacità di effettuare fino a 700 tamponi al giorno. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Si lavora fino a tarda sera all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Caporale di Teramo. Si analizzano e si fa diagnosi sui tamponi da Covid-19, cercando così di velocizzare il lavoro disumano che sta svolgendo in questi giorni il Laboratorio di Microbiologia e Virologia di Pescara, il centro di riferimento regionale sul coronavirus. A Teramo i primi tamponi sono arrivati nel pomeriggio di lunedì scorso, nella sede di via Campo Boario. Nel primo giorno sono state effettuate poco meno di 200 analisi, ma si tratta di una fase di rodaggio e di messa a regime. Infatti l'IZS ha la capacità di analizzare 700 tamponi giornalieri. In questo momento si effettuano due turni di lavoro con due squadre distinte in modo da assicurarne sempre una operativa nel caso di contagio degli operatori. Il percorso dei tamponi da Covid-19 che stanno confluendo all'IZS di Teramo e che provengono da tutto il territorio teramano e dall'Aquila sarà quello obbligatorio
obbligato e stabilito dall'istituto. I campioni vengono consegnati in accettazione nella massima sicurezza e trasferiti nel laboratorio trasportabile di biocontenimento utilizzato per il trattamento di virus estremamente contagiosi. È stato il Ministero della Salute ad autorizzare l'Istituto Teramano ad effettuare l'analisi sui tamponi, un riconoscimento importante ad una struttura di alto valore scientifico e all'avanguardia sulla ricerca. L'IZS Caporale, infatti, è centro di referenza nazionale per l'OIE per malattie contagiose come il virus della zanzara tigre, la Blue Tongue e la pleuropolmonite da bovino. In seguito alle nuove disposizioni dell'Istituto Superiore per la Sanità per la raccolta dei rifiuti, arrivano nuove indicazioni per la raccolta di mascherine e guanti ed una deroga alla raccolta differenziata per i soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria. Il servizio. Cambia anche la raccolta differenziata in tempi di coronavirus, con piccoli adattamenti dettati dalle disposizioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Si prosegue con la raccolta differenziata, organico nel bidone marrone, carta e cartone nel bianco, vetro nel bidone blu e plastica, ferro e alluminio nel bidone giallo, ma con alcune modifiche di conferimento. I fazzoletti di carta utilizzati ad esempio per soffiarsi il naso vanno smaltiti nell'indifferenziato, nel bidone verde e non più nell'organico. Tutti i fazzoletti di carta, rotoloni di carta usegetta, guanti, lattice e mascherini vanno conferiti nel bidone della raccolta indifferenziata verde. Utilizzare il doppio sacco in modo da evitare eventuali fuoriuscite dei rifiuti in tutte le frazioni. I sacchetti vanno chiusi con molta attenzione, possibilmente con nastro adesivo lacci. Bisogna conferire correttamente, rispettando il giorno di raccolta e la tipologia di rifiuto per l'esposizione fuori dalle abitazioni, e se si hanno dubbi bisogna controllare l'ecocalendario, che è visibile sul sito di SM SPA www.smaq.it o nell'app SM SPA L'Aquila. Per non intasare il lavoro del personale operativo va chiamato il numero verde 800 20 88 20. Sono piccole ma importanti disposizioni che servono a evitare il contagio e a proteggere gli operatori. Soltanto le persone positive al tampone o che si trovano in quarantena obbligatoria possono conferire rifiuti in maniera indifferenziata all'interno del contenitore verde, usando le stesse modalità. L'SM continua a garantire il normale servizio di raccolta dei rifiuti e ha attivato anche un servizio di sanificazione delle aree pubbliche maggiormente a rischio. Il titolare della pizzeria Trieste di Pescara, Riccardo Ciferni, ha donato questa mattina 330 pizze ai medici, infermieri, OSS e altri lavoratori dell'ospedale Spirito Santo di Pescara, impegnati nell'emergenza coronavirus. L'iniziativa è nata con la collaborazione fra l'imprenditore pescarese e l'UDC. Vediamo il servizio. Capogruppo Pignoli, questa mattina avete consegnato, proprio in questi istanti le vediamo, 330 pizze e dell'acqua minerale ai sanitari, ai medici, agli infermieri, agli OS dell'ospedale civile di Pescara. Sì, è il minimo di quello che potevamo fare come gruppo UDC, insieme all'assessore Dinisio che rappresenta l'UDC giunta e all'amico Berardino Fiorilli, consigliere comunale, che in questi ultimi mesi stiamo collaborando assiduamente sia in consiglio comunale ma anche su queste iniziative. Come dicevo, una delle poche cose, il minimo che possiamo fare, è ringraziarli. L'abbiamo fatto come UDC con uno striscione appeso sul ponte del mare, lo facciamo oggi con le pizze e ci saranno altre manifestazioni di ringraziamento nei loro confronti nelle prossime settimane. Assessore Dinisio, è una bella iniziativa per aiutare chi sta lavorando davvero incessantemente in questo periodo di grande emergenza. Non è mai troppo per il grande lavoro che stanno facendo oggi gli infermieri, OS, medici e tutti i sanitari. Quindi non finiremo mai di ringraziare il loro grande lavoro e una raccomandazione, come sempre, per ricordare a tutti di stare a casa, perché questo è anche un gesto per aiutare queste persone che stanno aiutando tutti noi. Sì, noi portiamo nel cuore lo sforzo immane che stanno facendo in questi giorni e siamo fortemente preoccupati per la carenza di dispositivi di protezione individuale. Vediamo lavorare i medici in condizioni davvero esasperate, ma non soltanto i medici,
tutti gli operatori sanitari, gli infermieri, gli hospital, anche il personale amministrativo che frequenta in questi giorni l'ospedale. Nel nostro piccolo possiamo fare davvero poco, in questo caso grazie anche alla generosità di un imprenditore locale, appunto della Pizzeria Trieste, abbiamo portato un piccolo ristoro che forse aiuta un po' a stare più sollevati, ma certamente non risolve tutti i problemi. Da parte nostra e tutti i cittadini, ripeto l'invito fatto anche dall'amico Pignoli, restiamo a casa in modo tale che facilitiamo e alleggeriamo il loro lavoro in questi giorni davvero difficili. Anche la piccola comunità di Paglieta in provincia di Chieti ha avuto il suo primo caso di contagio. Si tratta di una donna che comunque evidenzia segnali di miglioramento. Il sindaco ha inteso peraltro rassicurare i suoi cittadini. Vediamo. Il sindaco di Paglieta Ernesto Graziani a rassicurare la popolazione dopo il primo caso di coronavirus registrato in paese. L'anziana donna che era ricoverata nel reparto di ortopedia del Renzetti di Lanciano a causa di una caduta in casa avrebbe contratto il virus dalla paziente di Casoli, purtroppo deceduta. Le sue condizioni non sono critiche, anzi manifesta segnali confortanti. E lo stesso primo cittadino ad assicurare che le autorità sanitarie hanno predisposto tutte le misure necessarie e attivato tutti i protocolli previsti con il ricovero della persona presso idonea struttura e l'attivazione delle misure necessarie per la ricerca dei contatti diretti. Nel periodo di degenza la paziente non avrebbe ricevuto visite dai familiari ma solo da una parente che non risiede a Paglieta ma in un comune vicino, ora in quarantena. Quindi nessun allarmismo ma l'invito a rispettare sempre le regole imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle autorità sanitarie competenti. Prima di assumere una decisione di questo tipo, di annunciare la presenza anche sul nostro territorio di una persona positiva al coronavirus, mi ero consultato con la segretaria, avevo valutato attentamente anche le possibili conseguenze, ma che però, ripeto, io ero obbligato a dare questa notizia. Però posso anche dire oggi che i miei concittadini possono stare relativamente tranquilli. Diciamo, questo ricovero di questa persona non deve aver prodotto altri contagi perché, ripeto, non ha avuto visite di cittadini residenti a Paglieta durante il periodo del ricovero. L'ospedale di Avezzano è in grave carenza di dispositivi di protezione personale. Gli imprenditori marsicani rispondono all'appello donando mascherine per l'appunto. Vediamo il servizio. Gli operatori sanitari dell'ospedale civile di Avezzano hanno chiesto aiuto. C'è grave carenza di mascherine, un elemento necessario per poter permettere al personale medico e infermieristico di assistere i pazienti in questa battaglia al coronavirus. Finora già diversi imprenditori della Marsica hanno risposto all'appello offrendo il proprio contributo. Ora si fa avanti anche Luca Morini, rappresentante della ditta Morini, che ha deciso di donare dispositivi di protezione individuale. Ieri è avvenuta la consegna del materiale, ben 23 tute protettive e 1900 guanti da distribuire tra il pronto soccorso ed il reparto di malattie infettive. In questo periodo di profonda emergenza sanitaria si accettano aiuti da tutti, così chi può mette in campo la propria esperienza, come Stefano Di Berardino della tappezzeria Fausto di Avezzano, che attraverso un video lanciato sui social ha dichiarato la disponibilità a produrre mascherine da distribuire gratuitamente. Anche se non sono omologate, l'ospedale di Avezzano le accetta lo stesso. Dalla tappezzeria si riescono a produrre artigianalmente circa 100-150 mascherine al giorno. Oltre al nosocomio avezzanese, anche le famiglie che ne faranno richiesta potranno ricevere le mascherine per un massimo di 4 pezzi al nucleo. A San Benedetto dei Marsi, Marisa Munzi ha realizzato nella sua sartoria 60 mascherine in cotone. Queste sono state donate al comune. Il primo cittadino, Quirino Dorazio, le ha distribuite ai volontari di Misericordia e Protezione Civile, nonché ai dipendenti comunali che in queste ore sono impegnati al centro operativo comunale. Io vi ricordo che tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni del nostro notiziario alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.